Sono pronti i due giocatori. A questo punto niente ci ferma più. Ready? Ready? Go! Games of Thrones. Seconde qualifiche per il VGC di Lucca. Secondo game tra questi due giocatori per questo best of five. Nell'angolo in basso a sinistra si trova in vantaggio, probabilmente anche un po' a sorpresa, come Protoss Rosa, Nevo! Nell'altro angolo, uno dei giocatori preferiti del nostro Guzzo, dal team Inferno, come Zerg, Inf Zim! So fare anche Faferino. Ragazzi, non mi è facile. Siamo lì a commentare. Questi si picchiano. Penso è brutta cosa. Si picchiano tra di sé. Eppure si conoscono anche. Si vogliono anche bene. 14 pull per Zim. Intanto, mentre è abbastanza classica la partenza di Neve, che va a posizionare il suo pilone sotto la Natural. Quindi vorrà partire molto probabilmente di Fast Forgia Expand. Vediamo che continua Neve con la sua proba gironzolare per la base di Zim per prendere più informazioni possibili. Praticamente non prendi nessuna informazione. Adesso cercherà con questo triangolino di annullare, di posticipare l'espansione di Zim. Vediamo se e quanto ci riuscirà. Tirano le operazioni di micro, guardate le APM che salgono in questo momento. Deve stare anche attento a non perdere quella probe Nev. Intanto riesce a posizionare il suo vivaio Zim. Buona mossa da parte di Zim, riuscire comunque a posizionare il proprio vivaio senza farsi creare il pilone, sempre cosa buona e giusta. Dall'altra parte Nev ha iniziato immediatamente andando a posizionare, non so se prima la Forgia o prima il Nexus, sinceramente eravamo concentrati a vedere il drone e la probe che si davano fastidio. Intanto arriva anche la terza espansione da parte di Zim, molto molto presto, a 21 psi, quindi direi abbastanza classico. Adesso a 23, eccola qua, a 20, perché adesso poi la seconda cosa che farà sarà certamente mettere in produzione la sua seconda Queen. 21 psi per Nev, 22 per Zim, 20 estrattori per il giocatore Protoss, 18 per il giocatore Zerg. Arrivano i primi due gas a 4 minuti e 30, quindi build molto ordinaria per Nev. Arriva anche il centro cibernetico in questo momento e rinizierà le fasi di scout con questa probe. Più che altro a questo punto sarà fondamentale per lui vedere se Zim è riuscito o meno a, cioè se è riuscito, se ha preso o meno la terza. Certamente riuscirà a vederla, anche se probabilmente potrebbe anche essere intenzionato a posizionare un pilone da qualche parte, anche perché le probe in questo momento sono due in giro per la mappa. Due probe in giro per la mappa. Vediamo che questa viene ingaggiata da questo Ling. Questa riesce comunque a prendere le informazioni di cui necessitava. Anche l'altra vedrà che ancora non c'è gas preso da parte di Zim, ma comunque ancora è presto, probabilmente lo vedremo prendere sui 40 psi. Perde due probe, ne ha perse una sola,
l'altra riesce a salvarsi per il momento, si salva, sì, l'altra probe grazie anche all'arrivo di questo Zealot che riesce ad arrivare a supportare la probe. Ma intanto stiamo attenti perché ancora da parte di Neve non vedo prendere gas, questo Zealot accompagna questa sonda. Potrebbe anche darsi che Neve voglia cercare di essere aggressivo in qualche modo. 6 minuti e 36, ancora non ha preso il gas sulla Natural, manda anche questo Stalker. Qui Gatta potrebbe covarci anche perché sta arrivando un pilone molto molto vicino alla base di Zim. 4 gate, quindi vorrà fare questa sorta di timing molto molto probabilmente Neve per cercare di mettere sotto pressione il suo avversario, che per il momento sta continuando solamente a fare droni. Adesso verrà uccisa questa probe, vediamo se riuscirà a fare droni. Zim sta ancora dronando, il supply bloccato, non ha la più pallida idea di quello che sta per succedergli. Vediamo se con questo Overlord riuscirà a vedere qualcosa. Viene mandato anche addirittura un altro Stalker, inizia a cronobustare un po' tutto, prende solamente adesso il gas Neve. Ma i warp si stanno aprendo i warp. Ah, però questi due ling non vedono i piloni, questi due ling non riescono a vedere i piloni. Situazione veramente veramente su un filo del rasoio. 4 gate per Nev che avanza Nev. 78 psi per Zim, 7 rocci in produzione, supply bloccato, psi bloccato in questo momento Zim. Adesso vediamo se farà avanti e indietro Nev. Perché non attacca? Dove va? Torna indietro. Non ci voglio credere. Aveva psi bloccato il suo avversario. Poteva, a mio parere, fargli dei danni. Invece decide di tornare indietro. E prova a prendere la terza. Neve ha messo sotto pressione il suo avversario. E poi ha comunque deciso di prendere una terza base. Non ha speso molte risorse, ha fatto solamente una warpata, come si suol dire in gergo tecnico, Protoss. Adesso sta arrivando anche un Immortal, mentre sembra dall'altra parte che Zim non ne voglia più sapere e voglia diventare estremamente aggressivo. In questo momento ha il numero di droni abbastanza classico. Attenzione, perché va a splittare il suo esercito. Zim va a splittare l'esercito, adesso sarà difficile per Neve riuscire a difendersi, anzi va a perdere probabilmente tutte quelle sentry. Non riesce alla fine a fare dei probe, dei portali, di qua si riesce a difendere, si è riuscito a difendere Neve da questo lato, vediamo se ci riuscirà anche dall'altro, perché in questo momento rischia di perdere l'Immortal, ma l'Immortal difeso anche dai colpi di questo cannone fotonico, potrebbe essere costretto a tornare indietro. E allora a questo punto chi ha perso di più in questo trade è certamente Zim. A perdere tutte le rocce Zim, 73 il numero degli estrattori comunque per il giocatore dell'inferno contro i soli 52 di Nev. Arrivando anche il più 2 all'attacco adesso per il giocatore Protoss. Non vediamo ancora laboratorio robotico, ma in verità in produzione abbiamo Blink Stalker e un altro Immortal. Attenzione, una marea di ling ancora una volta sulla terza di Neve, del povero Neve, che in questo caso non credo e non so se riuscirà a difenderla. Va giù la terza base di Neve, data giù la terza base di Neve. Questa non è assolutamente una buona novità per il giocatore Protoss, che non è riuscito a difenderla. Manteneva le sue unità nel mezzo proprio per riuscire a muoversi in caso di attacco. E ancora una volta altri Zimling all'attacco. Vediamo se riuscirà in qualche modo ancora una volta Neve a difendersi. Sì, ci riesce ancora una volta, si difende. Però intanto guardate dall'altra parte che Zim ha preso una quarta base, addirittura una quinta, e in produzione abbiamo anche il pinnacolo praticamente terminato. Tanto il prisma dimensionale sta arrivando per Nev, un custode ad accompagnare tutto il game.
Probabilmente vuole attaccare a questo punto Nev. Probabile che voglia attaccare Nev. Però deve stare attento perché da quest'altro lato entrano, arrivano adesso l'attacco dei Ling. Arriva adesso l'attacco dei Ling e delle rocce da parte di Zim. Ci sono solamente tre zeloti. Solamente tre zeloti dall'altra parte. Zack non può più temporeggiare a questo punto. Nev, la terza è persa per sempre. Si prova ad andare in best raid a questo punto. Arriva a questo punto il best raid da parte di Nev. Che però questo caso sembra veramente, veramente drammatica. Questa situazione per il giocatore Protoss. Potremmo essere a un passo dall'1-1. Non so come possa difendersi dall'attacco sul fronte principale il povero Nev. Vediamo che Zim è costretto però a pullare anche tutti i droni. Buoni questi force field da parte Nev. Adesso le muta all'attacco, muta da tutte le parti. Andiamo a vedere quante sono le muta. Sono ben 17 le mutalische di Zim, che se dovesse difendersi da questo attacco a quel punto credo che il game sarebbe assolutamente compromesso. Continua ad avanzare, continua ad attaccare Zim, continua ad attaccare, ma il numero delle muta sembra essere veramente veramente importante a questo punto. Blinka via Nev mentre ultime rimasugli di rocce da parte di Zim vanno ad attaccare ancora. Quest'altra parte prova in maniera disperata a resistere Nev, ma l'esercito Zerg avanza l'esercito Zerg, arriva il GG e siamo 1-1, siamo a questo punto 1-1 tra i due in questa serie best of 5.